Sì, l'emendamento numero 4 contiene diverse migliorie alla delibera, abbiamo detto già molto buona nel suo contenuto. E solo per citarne alcune, noi andiamo a introdurre, e questo ce ne sarà lieto e ne sarà contento anche l'ambiente, dell'uso di stoviglierie posate biodegradabili e compostabili nell'esercizio di consumo sul posto. E, ad esempio, togliamo tra le attività tutelate l'oggettistica, poi poniamo come condizione per la vendita di giocattoli di marchi a diffusione nazionale e internazionale, quelli certificati e i giochi d'epoca, che riteniamo che siano fattori di qualità che in qualche modo vanno tutelati. Abbiamo poi introdotto che anche per gli esercizi di ferramenta questa verga è esercitata in via esclusiva per evitare certe tipologie di negozi che evidentemente vendono anche ferramenta, ma tantissime altre tipologie di materiali che poi sono di bassa qualità. Altre prescrizioni prevedono importanti prescrizioni per il decoro, come richiamo allo smaltimento dei rifiuti che deve avvenire in maniera corretta. Molto importante come punto H dell'articolo 10,1 c'è che all'esterno delle vetrine, sugli stipiti, sulle soglie d'ingresso e sulle porte non possono essere installati o appoggiati pannelli che riproducano immagini o scritte relative ai generi posti in vendita, né possono essere appesi oggetti di alcun genere. E qui penso che qualunque cittadino che viva o transiti per la città storica e il sito UNESCO sappia che insomma, alcune tipologie di esercizi purtroppo aumentano il degrado della società appendendo cappellini, magliette, sciarpe ed altre cose di fronte ai negozi che vendono un po' di tutto, oppure dei pannelli raffiguranti magari bibite alcolici con le scritte mini market, ovunque appoggiati sugli stipiti o addirittura sopra o addirittura a fianco sui muri dove già è vietato per altri regolamenti vigenti. E questo lo riteniamo importante perché sicuramente prescrive una restrizione per coloro che oggi non rispettano la nostra città. Grazie, Consiglio. Sì, Scusi. Prego, prego. velocemente ci sono altre imposizioni, la pulizia costante delle sale cinesche, delle insegne, degli apparati di illuminazione tra le serrande e le entrate degli spazi, nel caso in cui il bene rimanga incustodito, quindi per i locali sfitti, l'apertura entro un'ora della chiusura dello stesso bisogna rimuovere i rifiuti e pulire il suolo antistante le vetrine, l'oscuramento delle vetrine in caso appunto di dismissione dei locali. Il divieto di affissione esterna o interna alle vetrine di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale simili è un'altra importante innovazione. Dopodiché portiamo alcune tipologie importanti di tipologie di attività produttive, come le friggitorie, tra le attività vietate e questo le portiamo all'articolo 11. Invece che in altro articolo, oppure lavanderie self-service che abbiano un'elevata capacità di carico, o il compro-oro, i centri massaggi che non siano centri estetici. Quindi rafforziamo le tutele nei confronti di queste tipologie di attività che evidentemente non sono tra quelle che vorremmo nel centro storico. E, per il Corsetti, resto. corsetti. Per il resto è importante dire che tutte queste modifiche vanno in una sola direzione, quella dell'amore per la città di Roma, e questo penso che sia comune a maggioranza ed opposizione. Ora, se le vorrete esaminare nel dettaglio, vedrete che non c'è né più né meno che una grande voglia
di fare bene e di amare questa città che tutti noi dovremmo forse portare avanti insieme. Grazie. A lei.